Qual è la soluzione migliore per registrare video da pubblicare su YouTube? Lo smartphone oppure una webcam? Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Come probabilmente già sai se segui questo canale, da circa un anno pubblico in modo non professionale, totalmente amatoriale, video qui su YouTube e, nonostante io usi generalmente uno smartphone, sto cercando di evolvermi per capire se ci sono delle soluzioni migliori che mi avvicinino un pochino alla qualità utilizzata dai professionisti. Ho quindi acquistato una delle migliori webcam in commercio in questo momento e ho applicato la webcam sopra al supporto che utilizzo per registrare dallo smartphone. Quindi in questo momento sto registrando sia dallo smartphone che dalla webcam che ho acquistato per vedere un pochino com'è la qualità complessiva. In particolare vorrei valutare questa soluzione sotto tre diversi punti di vista. Il primo è sicuramente la qualità dell'immagine registrata dall'obiettivo della webcam e da quello dello smartphone. In secondo luogo parlare un attimo di qual è la qualità audio delle due soluzioni e in terza posizione fare una rapida carrellata sulle difficoltà di utilizzo della webcam rispetto allo smartphone. Veniamo rapidamente alla presentazione dei due concorrenti. Per quanto riguarda la rappresentanza delle webcam, abbiamo una Logitech Brio 4K. Si tratta di fatto di una delle webcam di più alta fascia in questo momento ed è in grado di registrare appunto video fino a 4K, quindi Ultra HD. In questo momento lo sto registrando soltanto a 1080p per avere un confronto diretto con lo smartphone, però appunto per chi lo desideri c'è anche la possibilità di registrare in 4K. Per quanto riguarda invece in rappresentanza degli smartphone, abbiamo un Motorola X Style. È un telefono abbastanza vecchiotto, al quale ho dedicato un articolo su Turbolab.it ai tempi in cui è uscito, vi lascio il link qua sopra se volete leggerlo, però di fatto consente di registrare video 1000 a 1080p. Tenete presente che quando è uscito questo particolare smartphone, Motorola puntava puntissimo sulla qualità dei video e delle foto che scattava, circostanza che era stata confermata alla mia prova dell'epoca. Quindi abbiamo uno smartphone di fascia alta di qualche anno fa contro una webcam di fascia molto alta di questo periodo, quindi una webcam di oggi. Ok, la prima prova riguarda appunto la qualità video. Bene, in questo momento vi sto mostrando il video registrato dallo smartphone, passo rapidamente il quadro e vi mostro il video registrato invece dalla webcam. Proverò a fare una prova in post-produzione, vediamo se riuscirò ad affiancare il video dello smartphone da una parte e il video della webcam dall'altra. Vediamo un po' se riusciamo a capire se c'è qualche differenza. Dalle prove preliminari che ho già fatto, come potete vedere, ci sono delle differenze abbastanza importanti. In particolare, la qualità dello smartphone è notevolmente superiore. Per un semplice motivo, provate a guardare in particolare tutta l'area che sta attorno alla mia persona e noterete che nel quadro della webcam c'è un sacco di pulviscolo digitale, mentre invece il video dello smartphone è generalmente più pulito. Anche il mio viso, se guardate i contorni, in particolare qui sotto dalla barba e i contorni del viso, nel video registrato dalla webcam sono generalmente un pochino più morbidi, mentre invece lo smartphone cattura sicuramente dettagli molto più taglienti, molto più accurati. Passiamo alla seconda prova, audio, registrazione dell'audio. Come va? Io per registrare il grosso del video sto utilizzando un microfono dedicato da tavolo, perché se passassi all'audio, ad esempio registrato dallo smartphone, voi sentireste semplicemente quello che sentite in questo momento, ho commutato sull'audio dello smartphone. Mentre invece registrando da webcam, faccio solo una rapida correzione perché mi sono reso conto che in precedenza l'audio della webcam non era stato catturato. Questa è una prova concreta dell'audio registrato dalla webcam. Però non utilizzerei nessuno dei due fondamentalmente per fare dei video di un certo livello. Probabilmente vanno benissimo per chi sta iniziando, però quando si comincia ad avere un pochino di traino, un pochino di pubblico, è certamente molto meglio dotarsi di un microfono da tavolo dedicato che sbaraglia entrambe le soluzioni in quanto a qualità. L'ultimo test di cui voglio parlarvi è quello della facilità d'uso complessivo della soluzione e qui le cose si fanno un pochino più complicate perché il software della webcam ci mette a disposizione una serie di comandi abbastanza intuitivi e anche piuttosto utili, oltre al fatto che la webcam stessa ha sul frontale una piccola luce
che mi sta ad indicare che in questo momento sta registrando. Quindi per la webcam c'è un software ufficiale dedicato, ha un sacco di comandi facili da utilizzare, un sacco di regolazioni piuttosto semplici anche per chi non è un esperto del settore audio video, e in generale secondo me basta collegare il cavetto USB, installare i driver, fare un pochino di setup iniziale che tutti sappiamo fare, e la soluzione comunque è piuttosto facile da utilizzare in seguito. Per quanto riguarda lo smartphone invece le cose si complicano un po', perché io ho installato lo smartphone frontalmente, lo controllo da PC tramite un programmino non ufficiale che si chiama SCR CPUI, dal quale trovate la guida completa pubblicata su turbolab.it cliccando sul link qua sopra, però c'è sicuramente un pochino da smanettare. Ci sono due modalità di utilizzo: o collegando lo smartphone al PC tramite il cavetto USB, oppure facendo questo collegamento tramite Wi-Fi. Il collegamento via cavetto c'è un pochino di nuovo da smanettare con ADB, che è lo strumento per generalmente interagire con Android quando vogliamo fare della programmazione, però comunque basta dare un paio di comandi, vi ho indicato quali sono, è tutto semplice. Mentre invece per quanto riguarda il collegamento Wi-Fi c'è un pochino più da smanettare, serve un pochino più di dimestichezza con le reti. In linea di massima però non ho dubbi, trarre le conclusioni, l'esperienza d'uso della webcam è generalmente molto più semplice. C'è anche un altro fattore che vi voglio dare, è il fatto che la webcam registra direttamente sul PC, quindi non ci sono di fatto problemi di trasferire dati, mentre per quanto riguarda lo smartphone registra nella memoria interna del telefono e poi dobbiamo copiare e spostare i dati via PC. Ci sono vari modi di farlo, chiaramente tramite cavetto, io utilizzo uno strumento di sincronizzazione, però fatemi dire che c'è comunque un pochino da smanettare in più. Venendo alla flessibilità d'uso, ovviamente lo smartphone possiamo portarcelo in giro, mentre la webcam siamo sempre ancorati al PC, quindi anche in questo caso un altro punto a favore dello smartphone. Per quanto riguarda, non è il mio caso, perché come sapete io generalmente registro da qui dal mio studiolo, quindi sono sempre ancorato qua su questa benedetta poltrona e non ho grossi problemi. Per chi vuole fare invece video anche outdoor, quindi all'aperto, lo smartphone è sicuramente una soluzione vincente. Bene, saltiamo alle conclusioni. Che cosa vince tra smartphone e webcam? Beh, per quanto riguarda il mio flusso di utilizzi non ho dubbi, ho acquistato questa webcam di fascia alta, ma credo che la restituirò ad Amazon perché sono ancora nel periodo di prova, per il semplice motivo che la qualità dell'immagine restituita da questa webcam, per quanto sia un modello di fascia alta, non è secondo me all'altezza dello smartphone. Quindi io continuerò ad utilizzare il telefono come ho sempre fatto negli ultimi anni, nei miei anni di attività su YouTube. Per il momento continuerò ad utilizzare lo smartphone per registrare i miei video, anche se di fatto ci sono sicuramente delle complessità in più da dover gestire. Questo è il punto principale a favore della webcam. Quindi sintetizzo al massimo, per chi voglia portarsi a casa l'essenziale da questo video: se cercate la massima qualità dell'immagine, un buon smartphone è ancora superiore alla webcam, mentre invece se per voi è più semplice la facilità d'uso e l'immediatezza, quindi la facilità anche di iniziare la produzione di un nuovo video, la webcam secondo me è la soluzione migliore. Da Zan di turbolab.it è tutto, come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi vi ringrazio davvero di cuore se troverete il tempo di farlo. Come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, vi è piaciuto o non vi è piaciuto, pensate che abbia detto un sacco di cretinate oppure siete d'accordo con me, avete fatto le vostre prove e avete ottenuto dei risultati diversi, fatemi sapere che cosa avete scoperto. Invece per essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video non dimenticate di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti che trovate qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!